Buongiorno da Alfredo di QualeBroker.com e benvenuti in questo video tutorial sul broker online eToro. In questa recensione affronteremo gli aspetti principali del broker e nel corso del video vi rivelerò anche alcuni trucchetti per evitare alcuni costi e alcune commissioni di eToro. eToro è una società fintech israeliana, fondata nel 2007 e che si è focalizzata sui servizi di trading online, mettendo a disposizione degli utenti una piattaforma di trading proprietaria attraverso cui operare. Sin da subito, eToro si è differenziato dagli altri broker presenti sul mercato per via della sua vision. eToro ha infatti deciso di democratizzare il mondo degli investimenti, introducendo per prima il concetto di social trading. All'interno della piattaforma di trading, infatti, eToro ha sviluppato una community nella quale gli utenti si possono scambiare opinioni, informazioni e analisi. All'interno di questa community, anche gli investitori più piccoli possono investire in modo semplice e trasparente, ottenendo le informazioni e le competenze da altri investitori più esperti. Per questa ragione, eToro è definito il social network degli investimenti. Il primo passaggio da compiere nella scelta di un broker, che sia eToro o qualunque altro, consiste nell'assicurarci la sicurezza e la solidità dell'intermediario in questione. Innanzitutto specifichiamo che eToro opera in Europa attraverso una sede a Cipro. Ogni broker dovrebbe mettere in atto una serie di pratiche volte a garantire che il patrimonio dei clienti, ossia la liquidità più gli asset, vengano custoditi nel modo più sicuro possibile. In che modo il broker detiene la liquidità dei clienti? Dove e come vengono custoditi i titoli acquistati sulla piattaforma di trading? Queste sono solo alcune delle domande fondamentali che dovremmo porci per valutare la sicurezza di un broker. Nel caso di eToro, la liquidità dei clienti viene depositata presso banche terze e eToro non può in alcun modo utilizzare i fondi dei clienti. I nostri fondi sono protetti dallo schema di compensazione degli investitori, che indennizza ogni cliente fino a un massimo di 20.000 euro. Per quanto riguarda invece i titoli acquistati su eToro, con eToro è prevista la segregazione del patrimonio del broker da quello dei clienti. Significa che se ad esempio un domani eToro dovesse dichiarare bancarotta, gli strumenti finanziari dei clienti saranno separati dal bilancio di eToro e quindi facilmente recuperabili. Un primo importante aspetto da considerare con eToro è la valuta del conto. eToro permette infatti di aprire soltanto un conto denominato in dollari. In termini pratici, se effettueremo un deposito sul nostro conto in euro, eToro prima ci converterà questi euro in dollari e poi ce li accrediterà sul nostro conto. Dal momento che tale conversione avviene ad un tasso di cambio maggiorato, ci conviene depositare direttamente dollari sul nostro conto, in modo tale da evitare questi costi di conversione che ammontano allo 0,5% dell'importo depositato. Esiste una soluzione rapida e conveniente per depositare dollari su eToro ed evitare così i costi di conversione. Se vuoi sapere come, lascia un commento in basso con la scritta info e riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno. Una volta registrato un conto eToro, avremo accesso alla piattaforma di trading. La piattaforma si presenta sin da subito come un ambiente user-friendly e di facile utilizzo. Per verificare quali prodotti e borse sono negoziabili con eToro, basterà recarci nella sezione Mercati. Qui vediamo che gli asset negoziabili sono 6: azioni, ETF, cripto, indici, materie prime e valute. Cliccando su Azioni troveremo gli oltre 1500 titoli di 17 borse mondiali negoziabili su eToro. Tra le borse disponibili troviamo Borsa Italiana, le borse americane del Nasdaq di New York, Francoforte e Londra. Gli ETF disponibili su eToro sono circa 150. Attualmente sono disponibili gli ETF reali quotati soltanto sulle borse europee, vale a dire degli ETF armonizzati. Gli ETF quotati sulle borse USA sono disponibili soltanto tramite CFD senza leva. Gli indici negoziabili sono 13. Abbiamo il CFD sul DAX e sul Nasdaq, mentre manca quello su Borsa Italiana. Gli indici dunque sono negoziabili soltanto tramite CFD e non troveremo su eToro strumenti derivati come le opzioni e i futures.
Per quanto riguarda le materie prime, abbiamo circa 30 CFD, tra cui quello sul petrolio, sull'oro, il gas naturale e così via. Con riferimento al Forex, le coppie valutarie tradabili sono 47, distribuite tra principali, minori ed esotiche. Gli spread sui principali cross valutari si sono recentemente ridotti sui toro e sono piuttosto convenienti. Le criptovalute negoziabili sono invece 16, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin. Qui gli spread applicati sono invece abbastanza larghi e non molto convenienti. Ricordate questa importante distinzione sui toro. Mentre gli indici, il Forex e le materie prime sono negoziabili esclusivamente tramite CFD, per quanto riguarda azioni, ETF e cripto, questi tre strumenti si possono negoziare sia acquistando il sottostante vero e proprio, sia usando i CFD. La regola generale è questa. Se apro una posizione long e senza leva su azioni, ETF e cripto, eToro ci consegna il sottostante, ovvero azioni, ETF e cripto reali. Come possiamo vedere dalla mascherina di emissione dell'ordine di un'azione americana scelta a caso, se imposto leva 1 per e dovessi confermare l'operazione, andrò ad acquistare l'asset sottostante. Se invece dovessi modificare la leva a 2 per, oppure se volessi aprire una posizione short, eToro mi informa che sto passando al trading di CFD. Specialmente per chi ha le prime armi, è importante conoscere la differenza tra azioni reali e CFD. Innanzitutto, i CFD, a causa della leva, amplificano i guadagni e le perdite. Chi non è esperto, quindi, potrebbe andare incontro più facilmente a delle perdite. I CFD, inoltre, presentano degli interessi giornalieri per il mantenimento della posizione, laddove le azioni reali non hanno nessun costo. Per questi motivi, personalmente consiglio agli utenti poco esperti di iniziare usando la leva 1x. Una leva superiore potrebbe essere utilizzata per operazioni giornaliere, così da non dover pagare poi nessun interesse. Che tipo di operatività è possibile sviluppare in eToro? Questo è sicuramente uno dei maggiori tratti distintivi di eToro. Ogni utente può infatti decidere se operare manualmente, quindi costruendo da sé un portafoglio e acquistando e vendendo di volta in volta i titoli, o in alternativa l'utente può avvalersi del servizio di copy trading. Che cos'è il copy trading? Il copy trading nasce dall'idea di copiare le operazioni e le strategie di altri investitori. Supponiamo tu sia un investitore alle prime armi e che dunque tu non abbia le conoscenze e le competenze necessarie per operare in borsa. Fare trading in modo autonomo dunque potrebbe essere rischioso e potrebbe causarti delle perdite di denaro. Col copy trading potrai delegare il processo di investimento ad uno dei tanti popular investor presenti sulla piattaforma di eToro. La domanda da 1 milione di dollari che si sente spesso è: come copiare i migliori investitori? Dal momento che la lista degli investitori che si possono copiare è davvero molto lunga, il mio suggerimento è di utilizzare i filtri per selezionare i popular investor con le caratteristiche che noi cerchiamo. In base alle nostre preferenze, potremo stringere la cerchia a seconda del profilo di rischio, dell'allocazione di portafoglio, dei rendimenti passati ottenuti, del numero di copiatori. Ad esempio, potrei decidere di selezionare soltanto popular investor italiani che abbiano una propensione al rischio contenuta e che investano prevalentemente in azioni. Se invece volessi puntare a rendimenti elevati, ma a fronte di un rischio maggiore, posso impostare i filtri scegliendo un profitto degli ultimi 12 mesi superiore al 50% e un punteggio di rischio tra 6 e 7. Tenendo comunque presente che non si possono copiare investitori con un profilo di rischio superiore a 7. Anche noi di QualeBroker.com siamo presenti come popular investor su eToro. Il nostro è un portafoglio di investimento composto da azioni ed ETF. Investiamo con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, ovvero da 1 a 5 anni, e il nostro profit target è del 25-30% annuo.
Nel 2020 abbiamo ottenuto un rendimento netto di oltre il 20% e siamo stati profittevoli 7 mesi su 8. Qualora fossi interessato, puoi seguirci sui Toro oppure puoi copiare il nostro portafoglio con denaro reale per replicare i nostri risultati. A tal fine consigliamo di copiarci con almeno 500 dollari e di copiare soltanto le posizioni aperte. Puoi trovarci ricercando Kubi Fund nella barra di ricerca in alto. Prima di copiare un popular investor, è raccomandabile analizzare il suo profilo alla ricerca di statistiche e dati passati. Innanzitutto, all'interno del profilo potremo visualizzare le performance passate. Sebbene i risultati passati non forniscano un'indicazione sui risultati futuri, è comunque utile verificare le oscillazioni positive e negative del portafoglio di mese in mese. Ad esempio, non tutti vorrebbero copiare un portafoglio che, seppur ottenga dei guadagni nel lungo periodo, di mese in mese presenta oscillazioni di più o meno il 50%. Nel caso del nostro portafoglio QB Fund, la flessione positiva più alta durante l'anno è stata del 6,47% a novembre, mentre quella negativa è stata del meno 4,39% a ottobre. Un altro parametro importante per la valutazione di un popular investor è il punteggio di rischio che eToro assegna a ogni portafoglio. Tale punteggio, espresso in una scala da 1 a 10, è stato indicare l'aggressività del portafoglio. Se il portafoglio è composto da titoli volatili o viene utilizzata la leva, sicuramente il punteggio di rischio tenderà ad essere alto. Se invece il portafoglio è ben diversificato e composto da titoli poco volatili, allora il punteggio di rischio sarà basso. Quindi, tanto minore sarà il punteggio di rischio, tanto minore sarà la volatilità del portafoglio e quindi le oscillazioni che questo avrà di mese in mese. All'interno del profilo di un popular investor potremo anche consultare il suo portafoglio. Qui potremo scoprire la composizione del portafoglio, ovvero da quali prodotti finanziari è composto e con quale peso sul totale. Nel nostro profilo QBFund possiamo vedere per ogni posizione aperta se si tratta di una posizione long o short, la percentuale investita su quella posizione rispetto al totale di portafoglio, il guadagno alla perdita accumulata. Come abbiamo detto in precedenza, ogni utente eToro può decidere se copiare altri investitori oppure se operare manualmente. Nel caso si decida di fare trading in autonomia, una delle prime attività sulla piattaforma sarà la ricerca dei prodotti da negoziare. Ogni prodotto può essere ricercato dalla sezione Mercati oppure più rapidamente tramite la barra di ricerca. Qui potremo ricercare qualunque prodotto immettendo il nome, il ticker o il codice ISIN. Ad esempio, scrivendo Apple ci comparirà subito il titolo. Come abbiamo già detto, eToro è un vero e proprio social network degli investimenti. Infatti, nella pagina di Apple che si è appena caricata, la prima cosa che ci compare è il feed dei dati. Qui troviamo i vari post su Apple rilasciati da altri utenti eToro, contenenti opinioni, analisi e info sul titolo. Se invece vogliamo inserire un ordine su Apple, ci basterà cliccare su Investi. Una volta caricata la mascherina per l'immissione dell'ordine, dovremo innanzitutto decidere se aprire una posizione long o short. Dovremo poi decidere se immettere un ordine a mercato, in questo caso dovrò lasciare su Investi, oppure un ordine limite, in tal caso dovrò selezionare limite. Chiunque abbia già una minima esperienza col trading online potrà notare come sulla piattaforma eToro non venga mai usato un linguaggio tecnico, a favore di termini di facile comprensione per chiunque. Simulando l'emissione di un ordine a mercato,
ci basterà scegliere l'importo da investire. Se vogliamo acquistare l'azione reale, dovremo lasciare la leva su 1x. Se invece vogliamo operare a leva, passeremo al trading di CFD. Prima di aprire la posizione, potremmo impostare a nostro piacimento uno stop loss, ovvero un ordine con un prezzo più basso che, se raggiunto, farà chiudere la posizione. Ad esempio, io sono disposto a perdere non più di 20 dollari da questa posizione. Se il valore della posizione scende da 130 a 110, questa verrà chiusa in automatico. Potremmo anche impostare un take profit, ossia un prezzo più alto che, se raggiunto, chiuderà la nostra posizione realizzando un profitto. Nel nostro caso sto impostando un take profit di 40 dollari, ovvero se la posizione sale da 130 a 170, il sistema la chiuderà e io otterrò un profitto di 40 dollari. Se invece volessi scegliere un ordine limite, imposterò un limite di prezzo per l'acquisto di un'azione Apple. Ad esempio, posso decidere di impostare il prezzo limite di 120. Quindi, solo se la quotazione di Apple scenderà dai 127 attuali a 120, il mio ordine verrà eseguito. Adesso che abbiamo immesso l'ordine limite, questo lo troveremo tra gli ordini in sospeso nel portafoglio. Qui notiamo che purtroppo eToro non ci dà la possibilità di modificare l'ordine. Possiamo soltanto annullare l'ordine. Adesso che lo abbiamo annullato, proviamo ad immettere un ordine a mercato per avere un'esecuzione immediata. Vediamo in portafoglio che la quantità acquistata non è un numero intero. eToro, infatti, permette il trading frazionario, ossia di acquistare frazioni di azioni. Da questa rotella possiamo decidere di chiudere la posizione oppure di impostare un alert di prezzo. Ad esempio, impostiamo un alert di prezzo se la quotazione di Apple sale a 130. In tal caso riceveremo una notifica da parte di Toro che ci avviserà se Apple raggiungerà appunto 130. Se volessi modificare i valori attuali di stop loss e take profit, dovrò cliccare su Chiudi. Poi dovrò cliccare su Seleziona posizioni specifiche. In questa nuova schermata, cliccando sulla rotella, potrò scegliere i nuovi valori di stop loss e take profit. Nel complesso, quella di eToro è una piattaforma di semplice utilizzo, ideata per chi muove i primi passi nel trading. Ciò significa che mentre gli investitori principianti sono particolarmente avvantaggiati dall'ambiente di trading della piattaforma di eToro, gli investitori esperti potrebbero trovare la piattaforma troppo spartana e poco sofisticata. Ad ogni modo, anche su questa piattaforma troveremo degli strumenti che ci permettono di fare sia analisi tecnica che fondamentale. Per quanto riguarda l'analisi tecnica, all'interno di ogni scheda dei prodotti è disponibile il suo grafico interattivo fornito da ProCharts. Per lanciare la ProCharts basterà andare nella sezione grafico, cliccare su quest'icona nella parte in alto a destra del grafico, infine dovremo cliccare su Lancia ProCharts. A questo punto il grafico della ProCharts si aprirà in una nuova scheda del nostro browser. Qui potremo adesso fare sia analisi tecnica sul titolo, sia confrontarlo fino a un massimo di 5 altri prodotti. Andando nelle impostazioni, potremo personalizzare la ProCharts. Potremo innanzitutto scegliere tra il background chiaro oppure scuro. Potremo scegliere poi il time frame del grafico, da un minuto fino a un massimo di una settimana.
potremo poi scegliere il tipo di grafico. Possiamo adesso applicare al grafico oltre 70 indicatori e più di 10 strumenti geometrici. Ad esempio, io adesso applicherò l'RSI e le bande di Bollinger. In seguito traccerò un canale. Nel complesso, la ProCharts è un'ottima app online per studiare i grafici. Le uniche due pecche che ho riscontrato nel suo utilizzo sono l'impossibilità di mettere un ordine direttamente dal grafico. Infatti, con alcune piattaforme basta cliccare su un punto del grafico e viene immesso un ordine coi valori in base a dove clicchiamo. E un'altra cosa che non mi è piaciuta sia con la ProCharts che con i Toro è l'esistenza di un book a un solo livello. Con i Toro e con la ProCharts troveremo soltanto il miglior bid e il miglior ask per ogni prodotto. Quella che abbiamo visto finora è la piattaforma web di Toro, ossia una piattaforma che viene lanciata direttamente dal browser e che non ha bisogno di essere scaricata e installata sul PC. Accanto alla piattaforma web, eToro mette a disposizione degli utenti anche un'app, disponibile sia sui sistemi iOS che Android. In base ai nostri test, possiamo dire che l'app eToro replica fedelmente le caratteristiche e le funzionalità della piattaforma web. L'unico aspetto in cui l'app differisce rispetto alla piattaforma web è quello relativo ai grafici dei prodotti. Se infatti sulla piattaforma web sono disponibili circa 80 tra indicatori e strumenti geometrici, sull'app ne abbiamo contati soltanto 5. Sull'app potremo modificare soltanto il tema, il tipo di grafico e il time frame. Per chi dunque vuole fare un'analisi tecnica più approfondita, dovrà munirsi di un PC o laptop e lanciare la ProCharts di Toro che abbiamo visto in precedenza. Bene, mi auguro che questo video sia stato utile e vi invito a lasciare un like al canale e a seguirci su qualebroker.com. Ciao!